Ciao e benvenuti in questo video della rubrica Q&A domande e risposte, in cui rispondo in un breve video come questo a delle domande che mi vengono rivolte sul canale YouTube. L'argomento di oggi riguarda lo scatto remoto. È una domanda che mi viene rivolta veramente spesso da moltissime persone, quindi spero di rispondere una volta per tutte sul perché lo consiglio, perché lo utilizzo in primo luogo. Innanzitutto, gli scatti remoti ce ne sono di varie tipologie. Possono esserci col filo, che si attaccano alla macchina fotografica, oppure possono esserci quelli wireless, in cui si attacca un transponder alla macchina fotografica e poi si utilizzano a distanza. Inoltre, gli scatti remoti possono essere due tipi, quelli molto semplici che hanno giusto un pulsante di scatto, oppure quelli programmabili esattamente come questo. La maggior parte delle macchine fotografiche oggigiorno ha al proprio interno una funzionalità di autoscatto o addirittura di intervallometro, e questo può farti pensare che strumenti del genere ormai siano obsoleti e non servano veramente più. E la risposta è sì, parzialmente. I software interni della macchina fotografica molto spesso hanno delle limitazioni che non ci permettono di fare quello che vogliamo, e con uno strumento del genere si riescono a superare. Vi faccio un esempio. Posso scegliere dei tempi di scatto lunghi con la mia macchina fotografica Fujifilm, ad esempio posso scegliere un minuto, 2 minuti, ma molto spesso non ho dei tempi di scatto intermedi, soprattutto non ho i tempi di scatto che posso magari volere io. Con questo strumento invece posso scegliere il tempo di scatto che preferisco, posso tenere premuto quanti secondi voglio, oppure posso programmarlo con una precisione di un secondo, e in questa maniera riesco a superare il limite interno della mia macchina fotografica. Se nella tua macchina fotografica hai una flessibilità maggiore della mia, allora sei sicuramente fortunato e magari riesci a cavartela in autonomia senza dover utilizzare degli strumenti esterni. Un'altra ragione per cui prediligo questo strumento è che, ad esempio, quando scatto una serie di scatti, ad esempio una fotografia timelapse, quindi imposto l'intervallometro per scattare tante fotografie, mentre la macchina fotografica sta gestendo attraverso il suo software interno tutte le serie di scatti, quindi tutto il timelapse, io non posso assolutamente modificare i parametri di scatto, non posso modificare l'ISO, non posso modificare i tempi di scatto e non posso modificare i diaframmi. E questo mi è veramente essenziale da fare mentre scatto, ad esempio, una fotografia timelapse al tramonto o all'alba o anche di notte. Con questo strumento, invece, demando a lui la gestione degli intervalli di tempo e di scatto. Quindi la macchina fotografica è libera e si può utilizzare appieno. Posso andare a fare le modifiche che mi servono ai tempi di scatto. Se interrompessi il conteggio dell'intervallometro interno per andare a fare le modifiche di scatto, avrei una sequenza con dei buchi molto brutti da vedere e questo potrebbe inficiare la qualità finale del video in cui si vedrebbero degli scatti, o addirittura di uno star trail in cui si vedrebbero dei buchi. Quindi per questa ragione veramente non mi piace granché. Devo confessare che io non utilizzo al 100% questo strumento. Molte volte utilizzo anch'io semplicemente la funzionalità di autoscatto o di intervallometro interno della mia macchina fotografica. Ma quando mi rendo conto che sto scattando in situazioni particolari in cui ho bisogno di tempi molto precisi che non posso raggiungere sulla mia macchina fotografica, oppure se ho bisogno di fare un timelapse in condizioni di luce particolari in cui dovrò fare degli aggiustamenti, ecco che allora prediligo l'utilizzo di questo strumento. Per la fotografia un po' più casual, magari un semplice tramonto, nessun tipo di video o timelapse, me la cavo anch'io tranquillamente con l'intervallometro interno. Esiste poi anche la possibilità di utilizzare il proprio smartphone come pulsante di scatto remoto, e la maggior parte dei brand fotografici oggigiorno permette l'utilizzo di questa funzionalità. È un qualcosa che io non utilizzo assolutamente per una ragione molto precisa. È uno strumento veramente poco affidabile. Il più delle volte non funziona, ci sono difficoltà di connessione del telefono con la macchina fotografica, e questo porta a perdere tanto tempo o peggio, perdere addirittura le fotografie. Non posso permettermi di perdere dei minuti preziosi durante un tramonto, durante un'alba, in cui sto magari fotografando un timelapse. Io devo poter scattare con continuità e precisione e fare gli aggiustamenti. E non posso permettermi che qualcosa vada storto col mio smartphone o il collegamento con lo smartphone. Inoltre, l'utilizzo anche del wifi interno della macchina fotografica per collegarsi allo smartphone, anche questo consuma più batteria sia nel nostro telefono sia della nostra macchina fotografica. Il più delle volte questo non è granché. Inoltre, questi software di collegamento dello smartphone con la macchina fotografica sono abbastanza limitate, non permettono di programmare e impostare tante cose, come ad esempio dei ritardi di scatto, degli intervalli di scatto, un numero di scatto di foto infinite e via andare. Tutto questo ovviamente dipende dalla bontà del software della tua macchina fotografica, quindi vale sicuramente la pena provarlo. Se vedi che è reattivo, rapido, efficace, affidabile e semplice da utilizzare, sentiti pure libero di usarlo. Ora non ti resta che provare le potenzialità delle tue strumentazioni, quindi vedere la tua macchina fotografica cosa ti permette di fare o anche il collegamento col tuo smartphone. Scopri le bontà e anche i punti limite. E se vedi che questi possono diventare un problema per il tipo di fotografia che fai, beh, procurati uno semplice di questi strumenti che costano pochi euro, poche decine di euro sui principali negozi di fotografia o anche ad esempio su Amazon.
È sempre meglio avere qualcuno di questi con sé, perché la volta buona di cui ne hai veramente bisogno e non averlo è veramente un peccato. Se anche tu hai una domanda a cui vuoi vedere una risposta dettagliata in un video, lasciami un commento sotto uno qualunque dei miei video sul canale YouTube. Mi raccomando, lasciami un like a questo video e iscriviti al canale se non lo hai già fatto. E nel frattempo, non mi resta che augurarti buoni scatti, buone prove e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!